Incontro Magazine. Oggi presentiamo a Radio Incontro il libro, nuovo libro di Fabio Rosati, si chiama La Banda delle Stelle. Benvenuto Fabio. Ciao Stefania, grazie dell'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori. Questo non è il primo libro, perché noi abbiamo già conosciuto di te. Sì, erano solo canzonette, il mio primo libro uscito 4 anni fa, e che era una raccolta di racconti, racconti ispirati a canzoni famose italiane. Si rifà un po' alla famoso brano di Bennato. Di Bennato. Erano solo canzonette, e questo invece è nuovo, La Banda delle Stelle. Parliamo ancora di musica, vero Fabio? Sì, questo, ecco, a differenza del precedente, è un romanzo, quindi ho voluto cimentarmi in questa nuova esperienza, questa volta appunto realizzando una storia unica, sempre basato sul mondo della musica, essenzialmente una storia di amicizia, e quindi ecco la storia di questi 4 ragazzi di Terni, perché la storia parte da Terni, che decidono di formare un gruppo musicale. E quindi ecco, nell'arco della storia assistiamo tutte a queste qua, alle loro vite, da ragazzi fino ai giorni nostri. Poi parleremo anche di te Fabio come autore. Come mai questa ispirazione? Ma ripeto, la musica è sempre stata una mia passione, anche se non suono e né canto, però diciamo che accompagna ogni momento della mia vita, per cui appunto rifacendomi un attimo all'esperienza del libro precedente, mi è venuta in mente questa storia parte dalla passione per la musica di questi 4 amici e poi si sviluppa per certi versi anche un po' in modo imprevedibile, perché alla fine durante la storia c'è anche una nota di giallo e quindi ecco, partendo sempre dal discorso musicale, mi è venuta fuori questa storia che spero possa piacere ai lettori. Il libro è ambientato a Terni, nella nostra città. Brevemente la trama, come mi raccontavi? Sì, appunto, il tutto parte alla fine degli anni 70 da Terni, e questi 4 ragazzi, compagni di scuola e amici, decidono appunto di formare questo gruppo musicale al quale danno nome Supernova, e il gruppo riscuote un successo abbastanza clamoroso e inaspettato, tanto da diventare uno dei gruppi più importanti a livello nazionale. Poi, per motivi che non sto qui adesso a raccontare, anche perché dobbiamo lasciare al lettore la curiosità. Esatto, certo, quindi cercherò di non spoilerare troppo. E in ogni modo, a un certo punto il gruppo si scioglie e quindi ognuno dei 4 componenti prende una propria strada nella vita. Quindi ecco, seguiremo le vite di questi 4 ragazzi e nel corso di tutta la loro esistenza, e appunto fino ad arrivare ai giorni nostri. Questo grosso modo la trama del libro. Parliamo ancora una volta della nostra città grazie a tanti autori ternani. Questo ci fa piacere, aumenta il nostro grado di cultura ma anche di visibilità all'estero e in Italia. Fabio Rosati, La Banda delle Stelle, edizioni editore Il Seme Bianco. Fabio, io ti ringrazio. Grazie a te e un saluto a tutti. Grazie. Radio Incontro Magazine.